once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di pulizie motivazionali / blog quotidiano. Infatti a fine video vi darò delle spiegazioni che mi interessa che voi sappiate. Ma prima dedichiamoci alla cucina, a sistemare tutta la cucina dopo il pranzo, e poi ho intenzione di andare a pulire il bagno, ragazze, in modo profondo, proprio a secchiate d'acqua. Come avrete potuto notare, ho fatto tutto col detersivo dei piatti, sia il lavaggio dei piatti, sia la pulizia del piano cottura e anche la pulizia del lavandino. Fatemi sapere nei commenti se anche voi ogni tanto fate così per sbrigarvi. E mettiamo il runner che ho visto dai commenti, ho letto che vi è piaciuto tantissimo, grazie a tutte. E adesso sistemiamo un attimino il divano e ci spostiamo in bagno. E dentro già armata, secchio, Rio Boom Boom, togliamo tutti i tappeti, togliamo tutto, vasino, roba della biancheria sporca. E adesso mi vedrete armata anche di mocio e scopa. E vamos!
Per il WC ho usato sia lo Smack Express per il risciacquo immediato per il fuori, ma per l'interno il Riazzurro che io adoro, anche la profumazione. E adesso vado a mettere un'ulteriore pastiglietta igienizzante, queste qua che fanno la schiuma, all'interno del WC. Solleviamo dal pavimento le ultime cosine ed eccomi con scopa e mocio. Andremo prima a buttare acqua per terra, sempre con Rio Boom Boom, ragazze, per profumare. Strofinare bene bene il pavimento con la scopa e poi andremo con il mocio. Via! Che meraviglia, ragazze, io qui ho finito. Adesso siamo al giorno dopo e mattina presto vado a cambiare il secchio, a pulire il secchio della spazzatura più che a cambiarlo, a cambiargli il sacchetto e volevo fare un appunto sulla serranda dietro di me. Questa è una delle tre imposte che io ho nell'open space e questa serranda è rotta, ragazze, è rotta da un po', ma abbiamo già messo in preventivo di aggiustarla. Adesso ne riparliamo poi a fine video e appunto vi do tutte le spiegazioni per chi magari è nuovo o per chi mi segue da poco che giustamente vedendo chiuso non sapete che pensare, ma perché questa qui non apre? Non è che non apro, ragazze, è rotta. Ed eccomi qua, parlo piano ragazze perché sono ancora le 8:30, 8:35 di mattina, sono andata a lasciare i bambini come vi dicevo e Giuliana sta ancora dormendo. Giuliana è stata male, ha avuto la febbre, è febbre con congiuntivite virale, ragazze non vi dico, gli occhi veramente gonfissimi, poi per mettere le gocce antibiotiche non vi dico, le urla. E niente, io oggi ho intenzione, perché adesso lei sta molto meglio, potrei anche farla rientrare domani che è venerdì, ma ormai la tengo a casa fino a lunedì, di andare a fare colazione con mio marito. Una volta che è a casa almeno ci godiamo questo momento, quindi fra un pochino li sveglio. E quindi diciamo che le mie pulizie sono finite, tra le altre cose ieri ho fatto un bel po' di cosine,
Stamattina adesso mi rimaneva da fare questo, il frigo, cambiare il secchio della spazzatura, poi è tutta routine oggi, piatti, solite cose ragazzi. Cucinare piatti, al limite passare l'aspirapolvere dove serve. Insomma, solita routine. Volevo rendervi partecipi delle mie serrande, ecco. Quella che avete visto, come vi dicevo poco fa, è chiusa perché si è rotta e io l'avevo già detto in un altro video che in questo momento non avevo intenzione di aggiustarla perché ho altre due aperture nell'open space. Qui c'è in progetto di chiudere il balcone con una veranda, un pezzettino di veranda. E quindi quando farò i lavori, che spero siano a breve, anche perché non mi va più di cucinare dentro l'open space perché si impuzza tutto, dipende da quello che cucino, ovviamente andrò a sistemare la serranda e tutto. Poi, altro discorso serrande, questa casa, chi mi segue lo sa, è stata ristrutturata, perché è una casa antica, ed è stata ristrutturata non con le mani, ragazze, con i piedi. Io sono in causa per i lavori che mi hanno fatto e chi mi segue lo sa. Problema serio della camera da letto. A parte che anche una dell'open space, la finestra la vedo sempre chiusa perché si è rotta. Le devo sistemare, ragazze. Non si può fare tutto subito. Io ho fatto tanti. Noi, mio marito anche, abbiamo fatto tantissimo in questi 2 anni per questa casa e chi mi segue da molto tempo lo sa perché me l'hanno lasciata veramente che era un cantiere. Altro che ristrutturazione, mi scoccia anche rivangare ai vecchi ricordi perché comunque poi sto male io, mi nervosisco, ma comunque abbiamo fatto tanto, quindi piano piano si arriva a tutto. Siccome mi hanno commentato in modo comunque carino di aprire la serranda della camera da letto, io ho risposto, ho detto è rotta, ma quella della camera da letto, ragazze, la vedrete così per non so quanto tempo, perché? Queste qua si possono riparare, si possono aggiustare, ma quella della camera da letto, non la porta finestra grande, la finestra piccola, se posso vi lascio un'immagine qui per far capire a tutti, magari chi è nuova iscritta. Qui colgo l'occasione e do il benvenuto, grazie. Quella lì, ragazze, mi hanno fatto un danno enorme perché il genio, perché bisogna essere un genio per fare una cosa del genere. Ha praticamente fatto un tramezzo, parliamo del capocantiere, perché lasciamo stare gli operai, cosa gli dici fanno, anche se dovrebbero avere un cervello, diciamo, e ragionare. Praticamente la camera da letto era più grande. Io ho ricavato il piccolo bagno, il bagno in camera, e hanno fatto un tramezzo che non è di cartongesso, tra le altre cose, è proprio un muro per dividere la camera da letto dal bagno in camera. Il genio della situazione ha pensato bene di costruire questo tramezzo dove c'è. Come lo spiego? Non mi vengono neanche le parole perché già praticamente mi sto agitando perché è assurdo, ragazzi, è assurdo. C'è venuta anche la perizia e mi ha detto questo, è assurdo. Assurdo che capiti una cosa del genere. Comunque, ha pensato di fare questo tramezzo, rido per non piangere, dove c'è il cassettone della serranda. Quindi praticamente mi ha diviso il cassettone della serranda, una parte, la parte più grande in camera da letto e un pezzettino è rimasto dentro il bagno. Con conseguenza che praticamente è stata abolita, senza che io ne sapessi niente, la corda che tira la serranda. Quindi quella serranda non si potrà aprire mai, anzi, vi dirò di più, era rimasta aperta. Io ovviamente ho chiamato un ragazzo che mi ha aiutato, non della ditta, e l'ho fatta chiudere, perché ho detto meglio chiusa, almeno la notte riusciamo a riposare in santa pace, e non aperta che ci arriva la luce mentre dormiamo già alle 6 del mattino. Quindi praticamente di che cosa ha bisogno per essere aperta questa serranda? Che io cambi tutto il blocco, praticamente devo togliere proprio le imposte entrambe, si deve rompere anche il muro attorno e metta gli infissi nuovi, quelli con la serranda automatica. Quindi ragazzi, una spesa grande.
Dico che dovrò fare, perché la dovrò fare, perché non è che io penso che per sempre quella finestra dovrà rimanere in quel modo, però la vedrete sempre così per il momento, ragazze, la vedrete sempre così e immaginatevi la rabbia mia nel vederla sempre così. Io posso aprire quella accanto che sarebbe la porta finestra, ma la finestra, ragazze, apro l'imposta, ma la serranda è chiusa perché non si può aprire, perché mi hanno abolito la corda per aprire la serranda e c'è mezzo cassettone in camera da letto e la parte finale nel bagno. Ora ditemi voi nei commenti, un genio, laureato non so dove, veramente, se mi stai sentendo, che non lo so, guarda, proprio guarda, chapeau per non dire altro, per non dire una parolaccia. Va bene ragazze, questa era la situazione, come vi dico sempre, piano piano si arriva a tutto, noi veramente in 2 anni abbiamo fatto tantissime cose che adesso, vi parlo francamente, mi ha anche scocciato spendere soldi, perché comunque la casa è a buon punto, dico ormai c'è poco da fare a parte le imposte, le serrande, queste cose che comunque sono spese grandi ma che si devono fare. Perché comunque gli infissi sono quelli vecchi, andrebbero cambiati. Mi è proprio scocciato spendere soldi per sistemare sempre casa. Infatti non compro neanche più cose di home decor perché comunque sono piene, però ho detto proprio mi sono scocciata perché quando tu stai 2 anni, nonostante hai pagato i lavori, poi stai 2 anni a cercare di riprendere l'appartamento perché te l'hanno lasciato una a me, però danni enormi, poi ti scocci, dici ok, per adesso basta, godiamoci la vita, godiamoci le nostre giornate, eccetera, eccetera, e poi magari fra qualche anno cominciamo di nuovo a sistemare quello che c'è da sistemare. Tutto qua, ecco, l'ho raccontato per chi mi segue da poco, per chi è nuova iscritta. Purtroppo io, come si dice a Palermo, ho passato i 29 miracoli per avere questa casa. 9 mesi di ristrutturazione, andati malissimo. Ho problemi con qualsiasi cosa, cioè con le fughe che si tolgono. Praticamente qua dovrebbero rientrare di nuovo i muratori e sistemare tantissime cose. Ma ragazze, veramente credetemi, sono stanca, mi sono fermata su questo punto di vista. E quindi per il momento stop, mi godo la mia casa, per me è bella così, sono fiera di quello che siamo riusciti a fare in questi 2 anni, con la grazia di Dio, perché quella è la prima cosa. E questa è la situazione. Va bene ragazze, io credo che mi sono anche dilungata, ma volevo dare questa spiegazione, anche se so che magari ci sarà più in là chi andrà a commentare magari ma perché è chiusa, ma perché non la apri, perché giustamente non sapete, non tutti vedranno questo video, magari poi ci saranno nuovi iscritti e io comunque andrò a rispondere, dico non era un commento, ripeto, non educato, era semplicemente una domanda, ma la mia risposta diciamo è stata breve, quindi volevo spiegare meglio. Io vi mando un grosso bacio e spero che i miei short vi siano piaciuti ultimamente, fatemi sapere nei commenti. Avrei intenzione di pubblicare uno short al giorno, se ce la faccio. Ce la faccio. Niente, un grosso bacio, un pollice in su se il video vi è piaciuto, vi ha dato motivazione e noi ci vediamo al prossimo video.